Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo episodio di Dragon Ball What If. In questo episodio, che è l'episodio 10, spero di aver indovinato. Comunque, in questo episodio andremo a vedere la storia della saga di Trunks del futuro, la seconda parte dove ci sarà la fine e lo scontro finale. Niente, io vi ringrazio ancora una volta del supporto che state dando ai video in questo periodo. E detto questo, spero che il video vi piaccia, buona visione. Nell'episodio precedente di Dragon Ball What If abbiamo visto i nostri guerrieri tornare dal torneo. Ad aspettarli hanno trovato Gohan che curava Trunks dal futuro, che era ferito e sfinito. Dopo un attacco da parte di Trunks a Goku, il giovane Saiyan racconta a tutti che un individuo, la fusione dei corpi di Bardock e Goku, sta distruggendo il futuro di Trunks. Neanche il tempo che Trunks finisce di parlare e si palesa questo barotto che affronta Goku. Lo scontro finisce con il nemico che torna nel futuro, risucchiato nella faia da lui stesso creata, che ha utilizzato per arrivare nel presente. Successivamente Goku, Gohan, Trunks e Vegeta vanno nel futuro dove si trova Black per sconfiggerlo. Appena arrivati però notano che è presente pure un altro individuo che si rivela essere Zamasu, l'apprendista Kaioshin del decimo universo. Qui si scatena uno scontro cruento che porta Black a trasformarsi. Il Super Saiyan Rage, Vegito Blu e Zamasu fuso. Una grande pressione si scatena nell'aria. I presenti sono letteralmente sconvolti da cotanta potenza sprigionata da Black. Neanche il tempo di rendersi conto di ciò che sta accadendo, che un'aura rosa enorme travolge Black, rivelando poco dopo una gloriosa trasformazione che avrebbe flagellato i nostri eroi. Appena Black finisce di trasformarsi, parla con i nostri eroi. Non lo trovi fantastico questo colore? È pura bellezza, e da tale, devo dare a questa forma un nome altrettanto bello. Che ne dite di Rosé? Sì, Super Saiyan Rosé, mi piace. Ora, preparatevi alla vostra fine. Black, con uno scatto fulmineo, colpisce allo stomaco Gohan e Goku, lasciandoli a terra. Poi si rivolge a tutti. Notate questa potenza? È il frutto del tuo corpo, caro Son Goku. Devo dirti grazie. Grazie alla tua potenza e al mio ki divino sono riuscito a sbloccare questo stadio del Super Saiyan. Poi Zamasu prende la parola e decide di soddisfare i dubbi dei nostri guerrieri, iniziando a spiegare che Black non è altro che un alleato di Zamasu stesso che condivide con lui i stessi ideali e che quindi ha il suo stesso piano di eliminare tutti i mortali dagli universi. Inoltre Zamasu confessa di essere immortale, confermando quindi le teorie dei nostri guerrieri. Trunks e Vegeta, che sono rimasti in piedi, presi dalla rabbia, si scagliano rispettivamente su Black e su Zamasu. Il Saiyan malvagio colpisce con dei colpi molto potenti Trunks, scagliandolo via. Poi Zamasu trafigge Vegeta da parte a parte, facendolo grondare di sangue. Poi lo lascia a terra. I due alleati poi si alzano in volo e preparano una sfera gigante di aura pronta ad eliminare i quattro guerrieri. Ma ad un certo punto, Mai, Creduta Morta e Jirobei soccorrono i nostri guerrieri, portandoli a rifugio sotterraneo. Qui Mai prende la capsula della macchina del tempo e mette dentro i nostri guerrieri ormai storditi. Nel frattempo che loro tornano nel presente, Black e Zamasu continuano a cercarli. Tornati nel presente, i nostri guerrieri vengono soccorsi e curati. Trunks, appena sveglio, racconta tutta la situazione ai presenti. Appena finisce di parlare, Beerus dice a Goku che deve andare sul pianeta di Zeno perché è stato convocato. Il Saiyan, titubante, accetta e insieme a Whis e Beerus si dirige sul pianeta dei Kaioshin, dove li attende Shin per andare alla Sacra Sede. Appena arrivati i nostri guerrieri vengono accolti dal Gran Sacerdote, assistente di Zeno e padre di tutti gli angeli.
Zeno, appena vede Goku, lo saluta e gli chiede di giocare con lui. Purtroppo il Saiyan rifiuta, dicendo che sta combattendo una battaglia molto seria nella quale è in gioco il destino di un intero pianeta e non può permettersi di giocare, però promette a Zeno di portargli un amico. Qui il piccolo dio gli consegna un telecomando che permette a Goku di convocare Zeno o di andare da lui. Il Saiyan saluta il suo nuovo amico e il gran sacerdote e se ne va, insieme a Shin, Whis e Beerus. Appena tornato sulla Terra, Goku si riunisce con gli altri per organizzare un piano. Dato che ormai i nemici sono troppo forti per loro, allora Whis propone di eliminare il problema alla radice e di impedire a Zamasu di svolgere il suo piano, che parte appunto dall'uccidere Gohwazoo. Infatti Whis ha teorizzato che Zamasu ha espresso il desiderio di diventare immortale al Super Drago Sherron e, per farlo, dato che già era stato utilizzato il drago, ha dovuto uccidere Gohwazoo per prendere gli orecchini e l'anello temporale che gli permette appunto di viaggiare nel tempo, diventando quindi il Kaioshin in carica. Goku, Whis, Beerus e Shin decidono di viaggiare verso l'universo 10 per vedere le vere intenzioni di Zamasu ed eventualmente salvare Gohwazoo. Appena arrivati sul pianeta dei Kaioshin, i nostri guerrieri vengono accolti da Gohwazoo e Zamasu, che stanno prendendo il tè. Zamasu quindi chiede ai nostri guerrieri il motivo della visita. Beerus risponde che Goku vuole combattere contro Zamasu per la seconda volta. Il Saiyan all'inizio nega, poi però viene colpito da Beerus che gli dice di stare al gioco. Il Kaioshin accetta, dato che non è rimasto soddisfatto dallo scontro precedente. Whis però ferma i due, inventando una scusa. Dice che ora devono proprio andare e successivamente lascia a Gohwazoo un regalo con dei dolci e del tè proveniente dal settimo universo. E se ne va insieme a Goku, Beerus e Shin. I quattro si fermano vicino al pianeta. Whis poi proietta una visione del pianeta di Gohwazoo mentre che Gohwazoo prende il tè. Zamasu, arrivando da dietro, lo uccide colpendolo con la sua spada dell'aura. Whis quindi ravvolge il tempo e si dirige insieme agli altri sul pianeta di Gohwazoo. Successivamente ferma Zamasu mettendogli un guantone. Poi Beerus e Goku si parano davanti a Zamasu e mentre Shin spiega la situazione a Gohwazoo, i due fanno un discorso al Kaioshin malvagio che, togliendosi il guanto, cerca di uccidere Goku colpendolo con la spada, ma viene fermato da Beerus che lo distrugge in un sol colpo. Nel frattempo, sul pianeta Bardock, è arrivato Gohan che freme dalla voglia di affrontare di nuovo Cell. Lo scontro è ancora molto cruento, anche se Cell è messo in difficoltà dalla potenza dei quattro guerrieri. Gohan parla con Bardock, al quale dice che nel futuro c'è un nemico, che è la fusione tra lui e suo figlio. Bardock, furente, si dirige sulla Terra, pronto ad affrontare Barotto. Gohan si scaglia su Cell, che, vedendolo, sorride. Il Saiyan diventa Super Saiyan White e surclassa di colpi Cell, scagliandolo sul terreno. Poi ordina a Raditz di far evacuare la zona per evitare delle vittime e chiede a Broly e all'ex Re Vegeta di assisterlo nello scontro. Appena Cell si rialza, si teletrasporta alle spalle di Gohan e lo colpisce con una Kamehameha, ma, nel frattempo, viene colpito alle spalle da Broly. Appena Gohan si rialza, colpisce Cell con un impeto, stordendolo. Successivamente, Cell, con uno scatto fulmineo, dopo essersi ripreso, spara addosso a Gohan una Kamehameha e, furioso, scaraventa Broly e l'ex Re Vegeta, che nel frattempo stava provando a colpirlo a sua volta, via. La situazione per i nostri eroi sembra essere molto grave. Nel frattempo la squadra di Goku, dopo essersi ricongiunta con Bardock e aver portato con sé Bulma, che voleva vedere se Zamasu era stato veramente eliminato, è andata ad affrontare Zamasu e Black per la seconda volta. Goku e Bardock si scagliano su Barotto, che viene tramortito dai loro colpi. Poi i tre combattenti si trasformano al massimo della loro potenza. Goku colpisce ripetutamente Barotto, che subisce qualche colpo. Poi Bardock tramortisce il nemico con un colpo dell'aura. Nel frattempo Trunks e Vegeta stanno affrontando Zamasu che, nonostante venga colpito ripetutamente, non si fa danno. Dopo uno scambio di colpi molto cruento, Zamasu si scaglia insieme a Black su Goku. Mentre che il Kaioshin immobilizza Goku, Black trafigge entrambi. Successivamente Zamasu, per farli infuriare, gli confessa che Black non è altro che una sua versione del futuro che ha desiderato di unire Bardock e Goku e di scambiare il corpo con l'individuo appena nato. Qui, dopo che Zamasu ha ottenuto il suo corpo, è passato prima ad uccidere i cari di Goku e poi a distruggere il pianeta Bardock. Sentendo ciò, Goku si infuria e percuote brutalmente Black, riducendolo in fin di vita. Bardock, che ha sentito tutto, a sua volta distrugge Zamasu, che però si ricompone dopo poco e infilza il re. Black a sua volta infilza Goku per una seconda volta.
Entrambi i Saiyan restano a terra. A questo punto Trunks cerca di affrontare i due nemici, che, per provocarlo, gli dicono che la causa di tutta questa distruzione e di tutto questo male è lui, e che la colpa è dei suoi viaggi nel tempo, che sono un crimine verso le divinità. Sbatte i pugni a terra, infuriandosi, successivamente si rialza emanando un'enorme aura gialla con delle sfumature blu. Senza controllarsi si scaglia su Black e Zamasu, tramortendoli con dei colpi potentissimi. I due nemici si scagliano quindi sul giovane Saiyan, colpendolo con dei colpi potentissimi ma veloci. Qui il Saiyan li schiva tutti, tenendo testa ad entrambi. Successivamente li scaglia via e li colpisce con una sequenza di colpi dell'aura potentissimi. Qui Trunks urla ai nostri eroi di tornare nel passato ed elaborare una strategia insieme a sua madre Bulma. All'inizio Vegeta si oppone, ma Goku, con le poche forze rimaste, si oppone a Vegeta e, dopo essersi rialzato, si dirige sulla macchina del tempo insieme agli altri, tornando nel presente. Appena i nostri eroi tornano nel presente e scendono dalla macchina, vengono accolti da Beerus, Whis, Shin e gli altri. Bulma si avvicina subito a Beerus e gli urla contro, dato che Zamasu è ancora presente nella linea temporale alternativa. Beerus però non si scompone e, augurando buona fortuna a tutti con un tono di menefreghismo, se ne va con Whis, dato che il suo dovere di eliminare la minaccia di Zamasu in questa linea temporale l'ha fatto. Ora tocca ai nostri guerrieri eliminare i nemici nel futuro. Bulma continua ad urlare, ma viene interrotta dalle urla di dolore di Goku, che è in fin di vita. Bulma quindi porta a curarsi Bardock e Goku, mentre Vegeta va ad allenarsi nella stanza dello spirito del tempo, nel frattempo che elabora un piano. Dopo qualche ora, i nostri guerrieri si uniscono insieme a Bulma, Chi-Chi, Goten e Piccolo, che sono venuti a corrente della situazione. Successivamente, Piccolo propone di usare la Mafuba per sigillare Zamasu, dato che non può essere eliminato in altri modi. Goku accetta e si teletrasporta da Muten, dove impara la Mafuba. Nel frattempo, Beerus e Whis parlano con Gowasu della situazione. Quest'ultimo, sentendosi costernato, propone agli dei di aiutare i nostri guerrieri ad eliminare la minaccia. Nel frattempo sul pianeta Bardock i nostri guerrieri stanno affrontando Cell, che inizia ad accusare i colpi, nonostante la sua perfezione. Gohan approfitta del momento di scomposizione di Cell per colpirlo con una super Kamehameha White, che viene prontamente contrastata da Cell, che usa una Kamehameha perfetta. A questo punto Broly e l'Extra Vegeta utilizzano i loro colpi più potenti per infondere potenza alla Kamehameha di Gohan. Cell non riesce a respingere i colpi e viene disintegrato dai Saiyan. Ancora una volta il pianeta Bardock e la razza Saiyan sono stati salvati con il potere dell'unione. Gohan cade al suolo sfinito e viene poi soccorso e curato da Broly e l'Extra Vegeta. Nel frattempo Trunks sta affrontando Black e Zamasu, tenendogli testa ma subendo qualche danno. Black, stanco della situazione, lo colpisce ripetutamente con la sua spada dell'aura, mentre Zamasu gli scaglia contro dei colpi dell'aura. Successivamente Trunks viene scagliato a terra. Proprio in quel frangente viene soccorso da Mei, che scappa insieme al Saiyan, sfuggendo ai nemici, che vengono distratti appunto dall'arrivo di Goku e gli altri. Tutti quanti scendono dalla macchina del tempo. Bulma prende con sé il vaso e va insieme a Mai e Trunks, nascondendosi. Mentre Bardock si scaglia su Black, entrambi si trasformano e si scambiano dei colpi molto potenti. Bardock però si infuria, pensando al fatto che uno sporco essere ha rubato il corpo suo e di suo figlio. Quindi colpisce Black con dei colpi molto potenti. Poi, dopo averlo scagliato a terra, lo prende per i capelli e lo percuote con dei colpi potentissimi. Poi prova a disintegrarlo con il suo spirito Saiyan, ma viene fermato da Black, che si è liberato. Qui il Saiyan corrotto fa sul serio e decide di creare una falce usando la sua aura. Con questa falce crea una faglia da dove escono delle sue copie. A questo punto si uniscono alla battaglia Goku e Vegeta. Intanto Zamasu va a cercare Bulma, Trunks e Mei, che sono scappati appunto via. Nel mentre Bulma insegna la Mafuba a Trunks tramite il video di Piccolo, perché Goku sta combattendo Black e pensa che Zamasu li stia cercando. Goku, Bardock e Vegeta si trovano in grande difficoltà, perché i cloni di Black sono diventati un esercito. Zamasu intanto trova Trunks, Bulma e Mei. Il Saiyan apprende la Mafuba e la usa su Zamasu, imprigionandolo nel contenitore. Ma Goku, come uno stupido, si è dimenticato del sigillo, quindi Zamasu sarebbe tornato da lì a poco. Black, non sentendo più l'aura del suo alleato, si teletrasporta da Trunks, facendo svanire i suoi cloni e la faglia. A questo punto Goku e gli altri lo seguono. Shin e Gowasu intanto osservano da lontano la scena. Sono arrivati lì con l'anello del tempo, curiosi di osservare lo scontro. A questo punto Zamasu esce dal contenitore, infuriato più che mai, e dice a Black che è arrivato il momento di mettere fine alla vita di questi mortali. Black passa l'orecchino Potara all'altro orecchio. Prende vita il guerriero supremo, il dio onnipotente Zamasu.
Goku porta al sicuro Mei e Bulma, teletrasportandole da Shin, del quale aveva già captato in precedenza l'aura. In seguito torna allo scontro. Tutti partono all'attacco, ma vengono spazzati via con un sol colpo dell'aura. A questo punto Zamasu usa il suo attacco finale contro i Saiyan. Trunks prepara il Garlic Gun per respingere il colpo e Vegeta lo aiuta, sferrando così un Garlic Gun padre e figlio che disintegra la sfera. Ma Zamasu non sembra risentirne. Vegeta e Trunks, però, restano esausti per l'energia sprecata, quindi raggiungono Shin e Gowasu. Zamasu riprepara l'attacco supremo, ma questa volta a respingere la sfera ci sono Goku e Bardock che scagliano i loro due colpi più potenti, fermando la tecnica nemica. Qui Goku usa il Kaioken sul Super Saiyan Blue e colpisce ripetutamente Zamasu, stordendolo per qualche istante. Shin poi propone a Goku e Vegeta di fondersi attraverso i Potara. Vegeta si sente costretto ad accettare, lo stesso fa Goku. Shin però avvisa i due guerrieri che, utilizzando il ki divino, se non si è effettivamente dei Hit Day, la durata della fusione non è più permanente ma solo di un'ora, di meno se si usa molto potere. I due accettano lo stesso, si mettono gli orecchini e, dopo un bagliore immenso, un nuovo individuo si palesa. Zamasu, quindi, prende la parola e urlando chiede al nuovo individuo chi è e da dove viene fuori. Vegito risponde dicendo che, dato che loro due si sono fusi, anche Goku e Vegeta lo hanno fatto. Poi si presenta appunto come Vegito. Successivamente si trasforma in Super Saiyan Blue, urlando Vegito! Questo è Vegito Blue. Appena trasformato si scaglia sul dio, che non para neanche un colpo. Poi infilza Zamasu con una piccola spada dello spirito, lo colpisce con un pugno potentissimo e gli scaglia contro una Final Kamehameha. Zamasu a terra si infuria e scagliando via Vegito con una potenza mostruosa lo pesta, infilzandolo con la sua spada di aura. Vegito, dicendo che anche lui è capace di fare ciò, infilza a sua volta Zamasu e si prepara a finirlo, solo che la fusione si divide a causa dell'enorme quantità di potere sprigionata. Zamasu quindi si appresta a finire i due, ma Trunks lo interrompe e lo colpisce con una serie di colpi potentissimi di spada, approfittando della debolezza del nemico. Poi Zamasu condanna Trunks ancora una volta per i suoi peccati, ma il Saiyan a sua volta condanna il dio per i crimini e la poca clemenza contro l'umanità e per lo sterminio da lui effettuato. Urlando e con le lacrime agli occhi, Trunks inizia ad emanare un'aura blu, poi inizia ad assorbire potere da tutto l'universo. Anche Goku e gli altri stanno dando il loro potere, alzando le mani al cielo. Poi pure i sopravvissuti, che stavano assistendo alla scena, alzano le mani al cielo. Trunks, pieno di energia, inizia ad infonderla nella spada ormai spezzata e, dopo averla ingigantita e averla riempita di aura, trafigge il dio con un colpo di aura di pura potenza e speranza, tagliando Zamasu in due parti. Il nemico, dissolvendosi, urla che ancora non è finita e, dopo poco, si fonde con l'intero universo, pronto ad eliminare definitivamente i nostri guerrieri. Goku, durante la confusione, per sbaglio, usa il pulsante per convocare Zeno. Qui, Zeno, arrabbiato, elimina tutto l'intero universo. Per un millesimo di secondo, Goku, Vegeta, Bardock, Trunks, Mei, Bulma, Shin e Gowasu tornano nel presente. La minaccia è stata eliminata, Goku torna nel futuro ormai eliminato e porta con sé Zeno, successivamente va in sacra sede insieme a Shin e presenta lo Zeno del futuro allo Zeno del presente, dicendogli che questo qua è il compagno di giochi che gli ha promesso. Poi Goku torna sulla Terra, dove Trunks e Mei salutano e ringraziano tutti. Gohan, prima che i due se ne vadano, saluta Trunks incoraggiandolo ad allenarsi. I due tornano finalmente in pace. Tornando indietro nel tempo rispetto al futuro dove è stato eliminato l'universo 7, ritrovandosi a vivere con le loro controparti. Ok ragazzuoli, questo episodio di Dragon Ball What If è finito. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Mi raccomando, lasciate mi piace, commentate e condividete il video con i vostri amici. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. Andate a mettere like alla pagina Facebook. Se volete essere degli admin della pagina, fatemelo sapere in privato. Cerco due admin seri ed affidabili. Inoltre andate a seguirmi nella pagina Instagram ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ovviamente attivate la campanella per avere tutte le notifiche sul canale. A 300 like farò un episodio speciale del What If, dove andremo ad analizzare una piccola storia da me inventata, che non ha niente a che fare con questa storia. Io vi ringrazio ancora una volta di aver visto il video, noi ci vediamo ad un prossimo video di una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!